cavatelli che cavatelli, ha sì. Li chiamiamo in castellucese cicatel cose che fa sole, che sarebbe un piatto povero, chiamato così, perché è fatto con ingredienti molto semplici. La pasta è pasta fatta a mano, con altrettanti ingredienti semplici, farina, acqua e sale. C'è anche chi mette l'uovo, chi usa l'uovo. E poi i fagioli e la cotenna, che hanno bisogno di una cottura molto lunga, la cotenna soprattutto. Ed è un piatto tra quelli più antichi, perché nel passato i nostri nonni contadini, lavorando tanto, avevano bisogno di un piatto sostanzioso e calorico per mantenersi tutta la giornata. Qui dal primo poi andiamo al secondo, ma questo potrebbe essere già un piatto unico più che secondo, c'erano le cotenne con i fagioli. Quindi anche lunga lavorazione, perché si deve prima cucinare. Anticamente si cucinava nel coccio, insomma, nelle pentole di coccio. Le pignatte, ecco, vicino nel caminetto. Ecco quella che continua. Sì, quindi cucinata con i fagioli, cioè praticamente gli ingredienti principali di questi tre piatti sono i fagioli, la cotenna e l'olio, ovviamente locale, che grazie al nostro clima comunque, il nostro clima ci favorisce appunto la coltivazione di questi legumi e dell'olio extravergine molto buono. Qui abbiamo i fagioli, questi semplicemente lessati, cotti con olio, sempre locale, sale, olio, aglio. E il pancotto, anche questo piatto molto semplice, umile, però umile soprattutto perché si potevano permettere tutti all'epoca, insomma. Sostanzioso, molto calorico, e sempre cucinato con pane locale, anche fatto in casa all'epoca, ognuno produceva il pane in casa, col pane raffermo. Condito appunto con olio, in un brodetto di olio, aglio, prezzemolo e olio sempre locale. Poi qua abbiamo patate e fagiolini che vengono coltivati anche nelle nostre terre, sembra un piatto semplice che uno può preparare già la sera prima e trovarsi il giorno dopo. Poi classico della raccolta delle olive che si fa a novembre sono patate e peperoni, perché è un piatto pronto che uno si può portare tranquillamente in campagna aggiungendoci un pezzo di salsiccia, due olive salate, qualche sott'olio e si può mangiare tranquillamente sia freddo che caldo. E poi ci sono le lumache che vengono raccolte nei nostri campi, vengono messe a depurare con un po' di farina, qualcuno ci mette anche un po' di pasta. Poi vengono semplicemente, viene fatto un sughetto a base di pomodoro, origano, peperoncino e aglio, vengono calate dentro e per chi piacciono sono una specialità. Quindi dopo vi invito ad assaggiarle. Questo è un altro piatto della tradizione, spezzatiello d'agnello con cicoria selvatica e uova. È un piatto tipico della tradizione di Pasqua e Pasquetta, infatti le uova e l'agnello rappresentano proprio degli ingredienti pasquali. Viene fatto con un agnello da latte e viene fatto soffriggere in olio, poi si aggiungono le verdure, che sono di solito verdure di campo, possono essere anche asparagi selvatici. E le verdure vengono fatte lessare, l'agnello viene fatto soffriggere in un tegame di terracotta, come vuole la tradizione, e poi viene messo l'uovo insieme alle verdure, viene ricoperto con il tutto. Anticamente si cucinava con una fornacella, si copriva con un coperchio il tegame e si mettevano sopra i carboni per far fare la crosta all'uovo.